Anche per la seconda generazione della Qashqai è arrivato il momento di rifarsi un po' il trucco e così arriva in concessionaria con un look leggermente rivisto nella zona frontale con l'introduzione di una nuova calandra che integra anche il sensore di distanza dietro al logo Nissan, nuovi gruppi ottici che hanno un'architettura interna molto sofisticata e una firma luminosa a LED molto personale. Per quanto riguarda la parte bassa viene introdotto un nuovo fascione paracolpi con un look molto sportivo ma allo stesso tempo anche molto moderno e raffinato. La vettura rimane sempre lunga 4,38 m, in questo caso siamo di fronte a una versione Tecna Plus, 2,65 m di passo. Come al solito nella parte bassa troviamo la modanatura che poi diventa codolino passaruota per diventare poi paraurti nella zona posteriore e anteriore non verniciata, sta molto bene. Allo stesso tempo richiama il mondo della sportività questo accenno di estrattore d'aria con questa cromatura che devo dire sta molto bene e allo stesso tempo anche molto elegante. Andiamo a vedere com'è fatta dentro. 430 i litri di bagagliaio possono diventare 1585 abbattendo gli schienali in modalità 60-40, doppio fondo, lo vedete, è abbastanza capiente anche nella parte bassa, ci stanno le catene anche degli oggetti che usate un po' di meno. Riandiamo a chiudere il portellone, manca l'apertura elettroattuata, i cerchi in questo caso sono da 19 pollici, gommati Michelin Pilot Sport 4, quindi hanno una gommatura abbastanza sportiva, 225-45 la misura. Davanti la pinza freno è monopistoncino con un disco freno che non è niente di esaltante, ma del resto poi questa vettura non nasce certamente per fare le corse. Accesso keyless, Nissan è stata la prima azienda al mondo a introdurre questo sistema su Micra, i materiali sono di buona qualità, anche la pelle qui del poggiabraccio devo dire è molto bella con questa cucitura tono su tono. Bellissimo anche il sedile che ora vanta questa nuova finitura a cinturino d'orologio, un po' di S ma devo dire che sta molto bene. Invece per quanto riguarda la possibilità di regolazione, vediamo, è completamente elettrica con la possibilità di memoria. Saliamo a bordo, andiamo a vedere com'è. È fatta la plancia, lo vedete, lo stile converge verso il centro, al centro del quale troviamo il piccolo ormai display del sistema Nissan Connect. È un sistema abbastanza ben fatto, ha un po' di tutto, però manca Apple CarPlay e Android Auto. Devo dire però che il navigatore funziona molto bene, anche per quanto riguarda la connessione in rete purtroppo manca la scheda 3G che invece si inizia a vedere già su altri modelli di questo segmento. Per quanto riguarda la strumentazione, contagiri a sinistra, tachimetro a destra e computer di bordo, lo vedete nella zona centrale all'interno del quale si possono trovare un sacco di informazioni che riguardano non solo il computer di bordo stesso ma anche proprio la dinamica della vettura, compreso la ripartizione della trazione integrale che può essere anche bloccata attraverso l'apposito tasto o disattivata per andare semplicemente a due ruote motrici. La plancia si raccorda molto bene con il pannello laterale, le bocchette dell'aria sono nella parte alta, il sistema di climatizzazione devo dire funziona molto bene. Quello che non mi piace è che qui al centro nel centro del tunnel manca un po' di spazio, lo vedete, per riporre le cose. L'iPhone sta sempre un po' in giro, ci sono queste due portabottiglie, ma insomma i vani sono piuttosto piccoli, fatta eccezione per questo qui centrale che è davvero molto profondo. Vanta anche la presa 12 volte, la presa USB per collegare i vostri iPod o i vostri iPhone, i vostri Android o quello che insomma avete come telefono cellulare. Andiamo dietro, andiamo a vedere come si sta. 2,65 m di passo dovrebbero assicurare una buona abitabilità ed in effetti anch'io sono alto 1,90 m, ma comunque lo vedete, ci sto abbastanza bene, tocco con le ginocchia, tocco anche con la tibia nella parte bassa. Questo sedile ha uno spessore notevole per quanto riguarda la parte dello schienale, ma comunque trovo posto abbastanza comodamente. Anche la testa ci sta abbastanza bene, tenete conto che questa è una versione che vanta anche il tetto in cristallo, quindi lo spazio che riguarda la testa ovviamente è un po' inferiore rispetto alle versioni tradizionali. Però direi che è venuto il momento di scendere su strada a bordo di questa Nissan Qashqai con la motorizzazione 1.6 turbo diesel da 130 cavalli, trazione integrale e cambio manuale. Andiamo a vedere come va. Ed eccoci al volante della Qashqai Restyling. Come avete visto nella parte statica sono cambiati tantissimi dettagli che riguardano il comfort di bordo, mentre per quanto riguarda la parte estetica sono state introdotte alcune novità che aggiornano sì il modello ma non lo stravolgono. Uno dei segreti di questa macchina è sicuramente quello di essere semplice da utilizzare, semplice da vivere, una vettura senza troppi
fronzoli, ma è, ha tutto quello che serve per una buona qualità della vita a bordo. Poi andiamo a vedere con calma tutti gli elementi che la compongono, ma partiamo innanzitutto dalla guida, che ritrova sostanzialmente tutti i valori tipici della Qashqai, quindi una buona tenuta di strada, un assetto piuttosto comodo, un controllo del rollio e del beccheggio abbastanza buono, anche se comunque la vettura è piuttosto alta da terra e tende a muoversi soprattutto se guidata un po' al limite. Devo dire che è molto comoda, è sicuramente una vettura adatta, secondo me ha due utilizzi questo tipo di vettura: la mamma che deve portare a scuola i bambini o andarli a prendere a calcio, l'altro invece può essere invece una persona che ha bisogno di una vettura comunque che si fa notare, comunque piacevole nel look, insomma è sicuramente alla moda, è sicuramente su più venduto, quindi piace alle persone, ma allo stesso tempo è in grado anche di accompagnare questa persona per tanti chilometri, magari anche in autostrada. Quindi da questo punto di vista Nissan hanno lavorato sodo proprio per permettere a tutti questi grandi chilometristi di avere una vettura un pochino più silenziosa. Il fatto di aver cambiato le guarnizioni, di aver reso più spessi i vetri, di aver migliorato l'insonorizzazione guarda proprio questo dettaglio, visto e considerato che la precedente generazione, in particolar modo con i motori a gasolio, non era certamente la best in class per quanto riguarda il comfort di bordo. Ora la situazione è molto migliorata, non siamo ancora secondo me in una situazione di best in class, ma devo dire che è sicuramente più confortevole da un punto di vista acustico rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo scelto di guidarla non a caso con il 1.6 turbo diesel, 130 cavalli a 4.000 giri, 320 Nm di coppia massima a 1.750, un valore di coppia sicuramente interessante per un motore che è abbastanza contenuto nella cilindrata. Solo 10 anni fa un valore di coppia del genere si otteneva da un 2000 turbo diesel, ora lo si ottiene con un 1.6 ed è molto ben intonato secondo me lo spirito di questa vettura, che pesa poco più di 1.500 kg ed in questo caso è abbinata anche alla trazione integrale intelligente, una trazione integrale che spinge prima davanti e poi dietro. Per intenderci, adesso lo vediamo dalla mappa di utilizzo che ritroviamo all'interno della strumentazione. In questo momento è al 100% la coppia distribuita sull'asse anteriore, e nel momento in cui ci fosse una perdita di aderenza si sposterebbe progressivamente sull'asse posteriore. Quindi da questo punto di vista è una trazione sì che permette di andare sulla neve, permette di andare sul fango, permette di pensare a qualcosa in più rispetto al normale utilizzo su asfalto, ma allo stesso tempo è anche in grado di limitare il consumo di carburante ad un livello molto interessante. Tenete conto che nella nostra prova abbiamo già percorso circa 150 km, il computer di bordo segna una media di 6,5 litri ogni 100 km. Abbiamo avuto modo di guidare la vettura anche con il cambio CVT. So che voi non lo sopportate, in realtà a me piace moltissimo questo cambio, e soprattutto quello sviluppato da Nissan, perché è vero, il CVT ha questo effetto scooterone che è fastidioso e da questo punto di vista anch'io non lo sopporto, ma è sicuramente un cambio molto efficiente, permette alle vetture di sfruttare al meglio le caratteristiche di erogazione del motore, soprattutto se abbinato ad un sistema come questo, che una volta superato il 65% di richiesta di potenza da parte del pedale del gas, simula praticamente il comportamento di un cambio sequenziale. Quindi cosa significa? Che nelle fasi di massima accelerazione non rimane ancorato al massimo regime, quindi con quell'effetto fastidioso e anche con quel rumore che non ci piace per nulla, ma simula il comportamento di un cambio sequenziale, quindi fa na, na, fa questo rumore così, e la vettura riesce ad essere molto più piacevole e allo stesso tempo anche molto più vivibile all'interno dell'abitacolo. Quindi il cambio CVT di Nissan da questo punto di vista è molto intelligente, riesce a unire molto bene i due mondi, da un lato quello della massima efficienza, dall'altro anche quello del sound da vettura tradizionale, quindi poco spiacevole nel momento in cui andiamo anche a sfruttare al massimo le caratteristiche di potenza e di erogazione di questi motori. Per quanto riguarda la guida, come vi dicevo, non è niente male, lo sterzo forse un po' vuotino nella prima fase, non fa sentire molto di quello che passa sotto le ruote, ma insomma c'è un po' da aspettarselo, queste vetture sono esattamente così, nascono per una clientela molto generalista, nascono per una clientela che non cerca certamente la vettura da prestazione, ma cerca qualcosa in grado di combinarsi al meglio con le esigenze della propria famiglia o le esigenze appunto, le necessità
possibilità di percorrere tanta strada. Quindi da questo punto di vista la Qashqai punta di più sul comfort di bordo, punta di più sulla semplicità d'uso, punta di più sul basso consumo e anche sulla capacità poi di unire tutto insieme questi mondi in, un insieme che si ritrova tecnicamente in una posizione di guida piuttosto rialzata, in un buon controllo di tutto quello che abbiamo intorno e tutto quello che non si riesce a vedere, come la tre quarti posteriore, dove abbiamo un montante davvero molto voluminoso e praticamente non si vede nulla, viene aiutato dalla presenza di telecamere di parcheggio che lavorano molto bene con il sistema Nissan Connect. Tecnologia, quella delle telecamere di parcheggio e della visione a 360 gradi, come essere un uccellino a 10 metri d'altezza, per intenderci, che fa parte di Qashqai sin dall'inizio e fa parte di un pacchetto che si chiama Safety Shield, all'interno della quale rientrano tantissimi elementi, tra cui anche l'assistente all'abbandono involontario delle carreggiate. Purtroppo, a differenza di tante altre vetture che sono uscite in questi anni dopo Qashqai, non è stata integrata l'assistente allo sterzo, quindi la vettura ti segnala con un beep che stai abbandonando involontariamente la corsia, ma non è in grado di mantenerti all'interno della corsia stessa. Quindi da questo punto di vista Qashqai dà l'idea di essere forse un prodotto di una generazione precedente. Mancano anche Apple CarPlay ed Android Auto, e questo è un elemento che si fa sentire in un mondo in cui tutte le competitor iniziano ad averlo. Iniziano ad avere anche degli schermi decisamente più grandi come dimensione rispetto a questo, e iniziano ad avere anche altre funzionalità all'interno, come la connessione dati 3G, che invece in questa vettura non è presente. Per quanto riguarda il comfort di bordo, come vi dicevo, è molto migliorato, c'è una migliore sonorizzazione, anche le sospensioni sono state migliorate, non guardano la sportività ma guardano molto il comfort, e devo dire che da questo punto di vista Nissan ha fatto certamente un ottimo lavoro. Mi piace anche questa vettura come materiali utilizzati, tutte le plastiche, come avete visto nella parte statica, sono soft touch, e anche il sedile con questa nuova ergonomia, devo dire, è davvero molto comodo. Niente male l'impianto audio Bose, che è stato introdotto già su Micra, arriva anche su Qashqai, suona davvero benissimo. Bello, suona molto bene, ha una... scusate se ho lasciato le mani, ma qui Guns N' Roses un pochino mi faccio trasportare. Devo dire, suona molto bene, è un bellissimo plus all'interno di una versione che si chiama Tecna Plus, appunto, che arriva in concessionaria andando sopra quella che è la Tecna attuale. Quindi a livello di posizionamento questa vettura arriva ad essere un pochino più in alto rispetto a quella precedente, pur mantenendo tutte le motorizzazioni standard, a partire dalla 1200 benzina, che secondo me è un motorino molto interessante. Non l'ho ancora provato, ma l'ho provato in altre vetture del gruppo e devo dire che è davvero molto intrigante per quanto riguarda coppia e potenza. Eccoci qui, prova terminata, la nuova Nissan Qashqai è una vettura facile da comprendere, rimane molto piacevole da un punto di vista estetico. La dotazione per quanto riguarda il modello che abbiamo provato noi, la Tecna Plus, è cresciuta moltissimo, si rivolge ad una clientela un pochino più raffinata per quanto riguarda la parte alta. Mancano purtroppo Android Auto ed Apple CarPlay, e secondo me è una mancanza abbastanza importante in questo segmento. Ottime le motorizzazioni, la 1600 turbo diesel consuma pochissimo, 6,5 litri di gasolio ogni 100 km, ma soprattutto ben si abbina a una trazione integrale e ad un cambio manuale, che lavorano piuttosto bene. Bella da guidare, non è ovviamente una vettura sportiva, ma comunque è concreta e solida nella risposta al volante. Allo stesso tempo è una vettura che riesce a proporsi in diverse motorizzazioni, a partire da quelle d'accesso con la 1200 DGT, che è in grado di combinare un buon prezzo d'acquisto, 20.950 euro, quindi 150 euro in più rispetto al passato, e prestazioni discrete. Con questo direi che è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!